Ho osservato il riccio blu ed è più forte di quanto mi immaginassi. Ha delle ottime potenzialità. Oh, che ce ne importa di lui? Ora che sono libero, voglio ridurre Eggman in polpette! E poi, di sicuro, vorrai mangiarlo. Ma certo! Esiste un modo migliore per farlo soffrire. Ma sarà così delizioso! E se dicessi che potrei distruggere il mondo di Eggman e usare la sua energia per renderci incredibilmente potenti? Beh, io direi che sono stato un buon maestro. Esatto, proprio così. E sarà la creazione dello stesso Eggman a distruggerlo. Thank you.
c'è qualcosa di strano. Sul serio? Che cosa succede? Non lo so. Sembra che qualcosa nel cielo stia prosciugando la linfa vitale dal mondo. Le piante, gli animali e l'aria, tutto è freddo e tetro. D'accordo. Voi pensate a mettervi al sicuro. Io cerco di capire che cosa sta succedendo. Ormai è giunta la tua ora, riccio impertinente. Ti aspetta una lezione che non dimenticherai tanto presto. Una lezione dolorosa. Qualcuno è a caccia di guai, vedo. Seguimi, se ne hai il coraggio. Hai mancato di rispetto a un anziano, giovanotto arrogante. Ora racconti quello che hai insegnato.
sembra che voi giovani diciate dare una lezione quando c'è da picchiarsi. Per cui la lezione sta per cominciare. Lo estinterò come si fa con le erbacce spinose. Magnifico prepararsi alla battaglia ancora una volta. Mi sembra di avere di nuovo 100 ali. Magari dopo vado anche a ballare. Sì! La lezione sta per cominciare. Thank you.
pensi che ti abbia mostrato tutto quello che so fare? Bravo maestro, sarà orgoglioso! Abbiamo un problema in comune. Così grande che dovremo lavorare insieme per risolverlo. Come no? Te l'ho detto, possiamo occuparci degli Zeti da soli. Non ci sono dubbi. Ma quei mostriciattoli ribelli hanno preso uno dei miei dispositivi e lo stanno utilizzando in modo del tutto nocivo. Nocivo in che senso, Doctor? Doveva estrarre energia dal nostro mondo, ma la macchina è instabile. Raggiunta la potenza massima, non si può spegnere. Prosciugherà il mondo intero. Ecco a cosa si riferiva Amy, allora. E tu vorresti distruggerla, non è vero? Beh, certo. Ehi, è il mio lavoro. Sempre la stessa risposta, puntaspilli. Vuoi creare un'esplosione enorme che incenerirà qualunque cosa nel giro di chilometri? Prego, accomodati pure. Insomma, non c'è un interruttore? No, non più. Devo trovare la macchina e riprogrammare lo spegnimento. Io fornisco la mente, tu i muscoli che servono per sconfiggere gli Zeti. Oh, e non starai dimenticando il per favore? Questa è bella. Grazie. Andiamo, Tails. Anch'io eviterei di lavorare con i miei più acerrimi nemici, ma l'intero mondo è a rischio. Lavorare insieme a te sì che è la fine del mondo, Eggman. Avrò bisogno di un bel bagno caldo appena finiamo.